Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo in un angolo del convento dei frati minori cappuccini per raccontarvi le vostre storie, ecco, raccontare e condividere le storie che ci inviate a questo indirizzo di posta elettronica, come ha fatto ad esempio Giovanna, che condivide questa sua storia profonda di fede, toccante, con questa figura straordinaria che racconta Padre Pio da Pietrelcina. Il rapporto speciale di Giovanna con Padre Pio inizia con sua mamma, una donna devota che all'età di 16 anni si reca a San Giovanni Rotondo, racconta, per confessarsi da lui. Quello che sembra un semplice incontro però si trasforma in un legame spirituale fortissimo che segnerà la vita della famiglia Gian Gregorio per sempre. Infatti Giovanna si chiama di cognome Gian Gregorio. La mamma di Giovanna sviluppa un'affettuosa e profonda devozione verso San Pio, dedicandogli incessanti preghiere, chiedendo la sua intercessione in ogni momento difficile che affronta. Per tutta la sua vita prega con fervore, confidando nel santo in ogni situazione di necessità. La sua fede è così grande che, come racconta Giovanna, prima di lasciare questo mondo ha voluto donare a ciascuno di noi figli un quadro di Padre Pio. A Giovanna in particolare ha lasciato anche una statua. Ogni mattina Giovanna rivolge la preghiera a Padre Pio ripetendo le parole che sua mamma le ha trasmesso. Benedici la nostra famiglia, caro Padre Pio. Queste semplici parole incise in questo quadro donato dalla mamma che diventa una forza quotidiana, conforto quotidiano. Per Giovanna quella preghiera non è solo un rito, è un momento per sentire vicino San Pio e con lui la presenza amorevole di sua mamma e allo stesso tempo continuare a confidare sempre in Dio. Quando i problemi della vita si fanno più gravi, Giovanna si rivolge alla mamma chiedendole di andare da San Pio, intercedere presso Gesù per loro e ricorda con affetto come sua mamma nelle difficoltà scherzava, diceva, questa volta San Pio non mi vuole ascoltare, ma poi tutto andava come Dio aveva predisposto, segno che le preghiere venivano sempre accolte. La fede della mamma di Giovanna non si limita ad un legame privato, ma si estende anche alla comunità, fa parte del gruppo di preghiera di San Pio, pregando incessantemente per i suoi figli e i suoi nipoti. E Giovanna è convinta che sia grazie a queste preghiere incessanti che lei stessa ha sperimentato una profonda conversione spirituale. La mamma non si è mai stancata di pregare, questo esempio resta indelebile nel cuore di Giovanna. Mai stancarsi di pregare, ripete, citando proprio San Pio, chi non prega si danna, chi prega poco è in pericolo.